Sony Pictures è stata attaccata da un gruppo di hackers noti come GOP, Guardians of Peace. I dipendenti dell'azienda sono stati mandati a casa ed hanno ricevuto l'ordine di non aprire assolutamente siti ed email relative a Sony. Gli hackers hanno dichiarato di essere in possesso di password, documenti finanziari e segreti di Sony Pictures e minacciano di renderli pubblici se le loro richieste non verranno soddisfatte. Non è ancora chiaro però l'oggetto di queste richieste. L'unica cosa resa nota per ora è uno screenshot di ciò che sarebbe apparso sui monitor dei dipendenti al momento dell'attacco. Un orologio che spara un raggio laser. Detta così può sembrare una cosa fantascientifica, ma è quello che ha realizzato il tedesco Patrick Prieb in via del tutto indipendente. Nel video si vede l'orologio che fa esplodere a distanza dei palloncini, accende dei fiammiferi e fora la plastica. Il gadget è piuttosto pericoloso perché rischia di bruciare la pelle di chi lo indossa, e purtroppo non è in vendita perché Prieb ha dichiarato di voler realizzare toys e non armi. Sembra che il Parlamento europeo stia preparando una proposta di legge per frenare il monopolio di Google in fatto di motori di ricerca. Schwab, parlamentare europeo, si è limitato a dire che le aziende troppo preponderanti non sono mai state un bene per il mercato. Non è la prima volta che Google riscontra problemi con l'Unione Europea. Qualche mese fa è già sceso a patti con un accordo antitrust che, in caso contrario, avrebbe fatto scattare una multa di 5 miliardi di dollari. Warner Bros. Ha rilasciato un nuovo gameplay di Batman Arkham Knight, gioco che uscirà a giugno 2015. Nel video si vedono nuove mosse come il Fear Takedown e viene dato uno sguardo alla Batmobile e alle sue funzionalità. Questo è il primo di 3 video di gameplay, l'ultimo dei quali verrà presentato a dicembre durante la PlayStation Experience. Il robot più grande del mondo è un drago che cammina e sputa fuoco e si controlla a distanza come se fosse una macchina telecomandata. È alto 8 metri, lungo 18 e si chiama Treadino. È stato realizzato in Germania dalla Zollner Electronics, che con lui ha vinto il Guinness dei primati. Muove tutte e 4 le zampe e riesce a sputare fuoco grazie ad una sorta di lanciafiamme collegato all'altezza della bocca e delle narici.